Ora la voce del responsabile dell'economia dell'amministrazione regionale Lombarda, Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, tra le sue deleghe la crescita e la semplificazione. In che modo, da un lato, l'Expo può aiutare a crescere la Lombardia e l'intero paese, e dall'altro, invece, quali normative servono per semplificare meglio poi le normative appunto, che servono a questo evento? Qui abbiamo un mare davanti. Purtroppo, per fortuna, in Italia è tutto complicato. Questa può essere l'occasione, da qui al 2015, di fare qualcosa sul serio. Per esempio, in Lombardia abbiamo già attivato Arca, la centrale unica di acquisti, può diventare un punto di riferimento non solo per la regione, le ASL, ma anche per gli enti locali. E poi abbiamo tutto il tema della semplificazione vera. Adesso c'è questa nuova, nuovo sportello unico, l'autorizzazione unica ambientale, e anche lì dobbiamo fare in modo che non sia, come al solito, una semplificazione sulla carta, ma lo sia davvero per le imprese. Opera titanica in Italia. In questi giorni ha fatto tra l'altro una precisazione, cambiando un po' un attimo l'argomento, per quanto riguarda il pagamento dei debiti della regione Lombardia, ha detto non era inclusa tra le regioni che non hanno pagato i debiti perché semplicemente non ce li ha. E certo, magari uno leggendo quella tabella diceva: ma come mai Regione Lombardia non si è ancora mossa? No, Regione Lombardia si è già mossa prima. Regione Lombardia paga a 65 giorni, però non ci accontentiamo, il nostro obiettivo è 45 giorni. Io vado a una domanda, riguarda l'IMU, c'è questa polemica. Da un lato Letta dice che vabbè, sì, ci sarà una riforma, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che va mantenuta, lei cosa pensa? Ma molto sinceramente basterebbe tornare all'impianto del federalismo fiscale. L'IMU sulla prima casa non andrebbe pagata perché la prima casa è già frutto di sacrifici, di risparmi già tassati e quindi non ha senso pagare un'altra volta. Basterebbe una service tax, cioè la tassa rifiuti che tenga conto anche degli altri servizi, punto e basta. La tassa sulla prima casa purtroppo è già stata pagata ampiamente. La questione a questo punto è semplice: tornando all'impianto del federalismo fiscale, la prima casa diventa esente, basterebbe detrarla da 7,30, l'IMU pagata, così si finanziano anche i comuni, e lasciare l'IMU sulle secondarie, cosa che invece lo Stato si è portato via per la metà.